Le basi di WordPress spiegate in circa 15 minuti, o insomma non so quanto durerà davvero questo video. Tutorial per marketer, tutorial per tutti coloro che vendono online, tutorial per imprenditori digitali. In questo video ti spiego come iniziare con WordPress, come crearti un sito con il CMS WordPress. Ti faccio vedere come farti una pagina, ti faccio vedere come installare alcuni plugin utili che ti permetteranno poi di andare a connettere il tuo WordPress con ActiveCampaign o di mettere in modo molto facile il Metapixel e le Meta Conversion API. Ho fatto questo tutorial perché utilizzare il CMS WordPress sul proprio dominio, sull'hosting che si va appunto a pagare a una compagnia che può essere in Italia Aruba oppure può essere Netsons, è in genere più economico che affidarsi a servizi che magari ti vendono l'abbonamento mensile con tutto quanto già pronto. Quindi WordPress è utile da un punto di vista economico, ma poi è utile anche da un punto di vista del controllo, nel senso che nel momento in cui tu hai installato il CMS WordPress sul tuo sito e te lo gestisci con il CMS WordPress, hai molto più controllo rispetto che affidarti a servizi di terze parti. Ora, con questo video, per chi si occupa di marketing e utilizza già servizi di terze parti su abbonamento, io quello che voglio fare è togliergli la paura di WordPress. Voglio darti, a te che stai ascoltando, degli elementi per poter iniziare a smanettare con WordPress. Questo non deve essere un tutorial a 360 gradi su WordPress, ma ti voglio dare appunto i primi elementi per iniziare a smanettare. Tuttavia, c'è da dire questo. C'è da dire che comunque per imparare ad utilizzare WordPress un po' di tempo ce lo devi dedicare, assolutamente sì. Cioè questo video ti aiuterà e poi ti devi mettere lì e smanettare. Quindi comunque c'è una curva di apprendimento, ma per fare le cosine base questa curva non è così tanto lunga. Poi chiaramente per diventare un super esperto di WordPress e magari anche per sviluppare i tuoi plugin PHP, beh, lì il tempo di apprendimento è molto più ampio. Ma per mettere in piedi una form di raccolta indirizzi email, per reindirizzare da una landing page a una thank you page, per mettere sul pixel di Facebook, per collegarlo con ActiveCampaign, ti guardi questo video, smanetti un po', e se comunque già sei abituato a smanettare con i tool di marketing, vedrai che alla fine non è poi così difficile. Quindi andiamo subito nella pratica. Andiamo di fronte al mio schermo. Come prima cosa andiamo sulla pagina di Netsons. Io ho scelto Netsons come servizio a cui mi affido, è un servizio che mi piace, sono dei fornitori di registrazione dominio e di hosting che mi piacciono. In Italia ce ne sono anche altri, io non prendo soldi da Netsons, mi piacciono loro e quindi li consiglio anche a te. Per andare ad avere il tuo hosting e a registrare il tuo dominio, io quello che ti consiglio di fare è andare sulla home page di Netsons e andare su Hosting SSD. Ti clicchi Hosting SSD e ti scegli Hosting SSD 10, che è sostanzialmente un piano che per tantissime persone che fanno marketing online, per tantissime persone che vendono prodotti digitali o consulenze, va bene, ok? Quindi io ti consiglio questo piano qui. Quando tu metterai nel carrello questo piano qui, che tra l'altro, come puoi vedere dallo schermo, puoi pagare mensilmente, no? Quindi io adesso leggo 3,67 al mese, non lo so se poi nel tempo il prezzo cambierà, adesso è quello che leggo, però puoi pagare mensilmente, qui tu lo metti nel carrello e dopo sarai obbligato anche a collegarci un dominio e quindi lì ti registri il dominio che vuoi, completi la registrazione, completi il pagamento e poi 24 ore dopo dovrebbe essere tutto quanto attivo, dovresti poter accedere alla tua area clienti. E quindi 24 ore dopo accedi alla tua area clienti e andiamo adesso a vedere dall'area clienti Netsons com'è che si fa a installare WordPress con pochi clic grazie a cPanel. Questa è la mia area clienti Netsons e quello che andrò a fare è semplicemente andrò a cliccare su hosting, così vado a vedere i miei vari hosting attivi. Qui compaiono gli hosting che ho attivi, tu ovviamente adesso non li puoi vedere, li vedi blurrati per questione di privacy. Quello che tu devi fare per accedere al cPanel è cliccare sulla rotellina che vedi qui a destra. Adesso, cioè chiaramente tu non stai vedendo tante scritte, è tutto blurrato, sempre per una questione di privacy, però l'importante è che quello che capisci, che dovresti poter vedere adesso a schermo, è che devi cliccare in alto a destra su accedi a cPanel, che è quello che interessa a noi. E quindi io ci clicco e si andrà ad aprire la mia finestra di cPanel.
Anche qui adesso stai vedendo tante cose blurrate, sempre per una questione di privacy. Probabilmente blurrerò tutto quanto lo schermo finché non arrivo al punto che interessa a me. Il punto che interessa a me è questo: il tuo sito con un click. Com'è che fai ad installare WordPress sul tuo sito? Semplicemente cliccando su WordPress. Tu clicchi su WordPress, ci clicchi qua proprio fisicamente, e dopo che ci hai cliccato inserisci i dati del tuo sito. E cosa succede? Succede che con un click, in realtà con pochi click, hai a tutti quanti gli effetti installato WordPress. Dopodiché, per loggarti in WordPress, cos'è che devi fare? Per loggarti in WordPress dovrai andare su tuo indirizzo, per esempio nomecognome.it/wp-admin, wp-admin, wp-admin, wp-admin. L'ho ripetuto un sacco di volte, spero si sia capito. Quindi vai lì, metti i tuoi dati e ti loghi nel backend del tuo sito WordPress. Ora, su WordPress puoi installare dei plugin. Sul menu di sinistra c'è un menu plugin. Ti consiglio alcuni plugin che secondo me dovresti assolutamente installare sul tuo WordPress. Poi, insomma, fare tu le tue considerazioni. Questi sono quelli che ti consiglio io. Ti consiglio Really Simple SSL. Se guardi lo schermo, l'ho proprio fatto una lista. Questo serve per fare in modo tale che la tua connessione sicura funzioni sempre. Ti consiglio. Dopodiché, Redirection for Contact Form 7, perché sarà il tipo di contact form che useremo. Così potrai reindirizzare dalla landing page alla thank you page. Pixel Your Site per il Pixel Facebook. Ubenda, il plugin ufficiale, così puoi mettere il banner di Ubenda. Molti di noi in Italia, per il discorso cookie policy, privacy policy, usano Ubenda. Elementor, perché è un editor super potente. Contact Form 7, Contact Form 7 Database, che praticamente, se non ricordo male, nella barra degli indirizzi, della barra dei plugin, si scrive Contact Form CFDB7. Dopodiché Active Campaign and Contact Form 7, che è un plugin che serve per collegare Active Campaign con Contact Form 7. Tu semplicemente quello che puoi fare è andare nel menu plugin e installarli tutti quanti. Questi sono i plugin che ti consiglio io. Detto questo, sai cosa facciamo? Ci andiamo a creare subito una contact form semplice e la andiamo a mettere in una pagina, così ti accorgi di come in realtà WordPress non sia questo mostro che spaventa così tanto, ok? Cioè, non è un mostro, è un tool che si può utilizzare, che si può apprendere, che puoi apprendere anche tu. Allora, ho installato i plugin che ti ho fatto vedere prima. Adesso sono di fronte a una schermata di Contact Form 7, Contact Form 7. Com'è che ho fatto ad andare qui? A sinistra, contatto, aggiungi nuovo. Dopodiché mi sono trovato qui. E ora faccio la mia form per andare a, ricevere un'email in cambio di un freebie. Tutta questa roba, vediamo, tolgo questo, tengo soltanto l'email. Lo voglio modificare, la tua migliore email. Al posto di invia metto voglio ricevere il PDF gratis, punto esclamativo. Perfetto, mi piace, gli do un nome. Prova, perché l'ho fatto soltanto di prova. Benissimo, salvo. Ti faccio vedere subito una cosa, se anche tu utilizzi Active Campaign. Dopo che tu hai salvato questa schermata, puoi andare a agganciarci Active Campaign. Nel video non lo aggancio davvero, ma ti faccio vedere che è possibile. Clicco qui su Active Campaign, gli dico Enable. Qui ovviamente dovrei scrivere, per esempio, l'URL del mio Active Campaign. Qui dovrei scrivere l'API key del mio Active Campaign. E qui sotto invece dovrei scrivere sostanzialmente la lista di mio interesse. Dopodiché quello che devo andare a fare è fare form field e selezionare qual è l'email, in questo caso your email, no? Dirgli questo è quello che va su Active Campaign e poi faccio salva. Adesso non salvo niente perché, come vi ho detto, non lo faccio davvero, volevo farti vedere che era possibile. Abbiamo fatto il nostro modulo. Questo modulo qui cosa dovrà fare? Dovrà fare il redirect su una thank you page. Però noi la thank you page ancora non l'abbiamo creata. Quindi adesso iniziamo a metterlo sulla landing page. La landing page, io cos'è che ho fatto? Ho fatto pagina nuova e ho creato una nuova pagina e l'ho editata con Elementor. E ce l'ho pronta qua. Questa è una nuova pagina che ho creato, faccio subito modifica con Elementor, aspettiamo che lui mi carichi Elementor e ce l'andiamo a modificare assieme.
Eccoci qua, siamo di fronte ad Elementor. Allora, drag and drop, mettiamoci un titolo. Facciamo finta che loro atterrano su questa pagina dopo aver visto una mia ad in cui prometto il PDF gratuito. Ecco qui, anzi no, sarà lasciami la tua mail per ricevere il PDF gratuito che ti ho promesso nella mia sponsorizzata. Benissimo, non ci piace così, cambiamogli lo stile, mettiamolo centrato, cambiamo il colore del testo, facciamo che lo voglio rosso, così, perché ci piace il rosso, ok? Perfetto, ora la cosa interessante è che quando... Ups, ho sbagliato il colore, fammi sistemare il colore, io voglio un bel rosso, mi piace questo rosso, a posto. Cosa interessante, con Elementor posso sistemare la grafica anche su mobile, così come si vede magari da un computer desktop. Due secondi che vado a passare da mobile. Da mobile voglio un carattere più piccolo, quindi tipografia. Voglio un 18, perfetto. Da mobile mi piace così. Torniamo da desktop. Ok. Poi qui sotto gli devo mettere la mia contact form 7. Andata, andiamola a mettere. Flexbox. Ok. Qui ci metto un bel codice HTML. Cerca widget HTML. Perfetto. Ci metto il mio codice HTML. E qui sai cosa ci vado ad incollare? Qui ci vado ad incollare questo qui di Contact Form 7. Ecco fatto. Perfetto. Avanzato. Fammelo ben centrare, che voglio tutto quanto ben centrato. Subito. Bravissimo. E faccio pubblica. Faccio pubblica e andiamo a vedere qual è il nostro risultato. Andiamo a vedere il risultato. Clicco su anteprima modifiche. Eccolo qua. Ok? A questo punto qui, il problema che noi abbiamo è che... Allora, la tua migliore email qui sopra non mi piace. Quindi fammela togliere da qui. Dammi un attimo. Vado sul modulo contatto. Ok, questo lo cancello perché non mi piaceva così com'era. E poi faccio così. Poi ci vuole un'accettazione della privacy policy. Non lo voglio facoltativo. Inserisci tag. E, dovrebbe essere così, vediamo. Accetto la privacy policy. Ok, lo salvo. Torno qua con l'anteprima, lo aggiorno. Aggiorno l'anteprima per vedere come è venuto fuori. Benissimo. Non sono ancora completamente soddisfatto di questa cosa. Volevo tutti quanti gli elementi centrati. Vediamo se posso farlo in un altro modo. Vado qui, qui c'è il modulo H, ho messo dentro un modulo HTML. Vado per modificarlo, vado contenuto, CTRL A, CTRL C. Ok? Dopodiché non voglio il modulo HTML, lo voglio eliminare. Clicco col destro, elimina. E provo a metterci invece una flexbox di testo. Faccio flexbox, faccio più, ci metto dentro del testo. Perfetto. Nel testo metto il mio shortcode di WordPress. Gli dico di centrare tutto quanto. Stile. Lo metto ben centrato e aggiorno. Poi vado qui sull'anteprima e mi aggiorno l'anteprima. Ok. Non è proprio il massimo del centraggio questa cosa. Questo pezzo qua non è centrato, vediamo se riesco a lavorarci meglio. Accetto la privacy policy, ma facciamo che adesso non mi perdo a centrarlo, che questo è un tutorial davvero base. Ok, allora, questa è la nostra anteprima, abbiamo la nostra pagina. Il problema è che se io qui lascio la mia email, la problematica grossa è che dopo che ho lasciato la mia email non vengo rimandato in un'altra pagina. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare una thank you page e dobbiamo fare in modo tale che questa contact form mandi alla thank you page. Quindi andiamo a crearla la thank you page, nuova pagina. E io vado a creare una nuova pagina e la creo sempre con Elementor. La creo con Elementor e magari metterò un qualcosa per fargli scaricare il PDF, molto semplicemente. Modifica con Elementor. E adesso scriverò clicca qui per scaricare il tuo PDF. Diamogli il tempo che lo apre. Ok, eccoci qua. Io che cos'è che faccio? Vado a prendere intanto mi creo la mia solita flexbox, ok? Dopodiché vado a inserirci dentro non un'intestazione, ma ci metto il mio classico editor di testo.
clicca qui per scaricare il tuo PDF. Prendo questo, collegamento ipertestuale, e fallo www.google.com. Ovviamente non dovrebbe essere www.google.com, perché? Perché dovrebbe essere il link per il tuo PDF. Lo centro, lo voglio più grande, magari, magari ci metto un bel grassetto. E magari qui lo metto come titolo 3. Ok, così è meglio. Questa è la nostra thank you page. Io cosa faccio? Faccio pubblica. Ok? Così lui mi pubblica questa thank you page. Perfetto. E clicco su dare un'occhiata. E lui mi tira fuori questa pagina. Questo in alto è il mio URL. Non gli avevo dato un nome, quindi lui mi ha dato un URL fatto da Elementor. Questa è la mia thank you page. Faccio un bel CTRL-C per copiarla. Torno al mio modulo. Quindi vado su Action, Choose Action, faccio Redirect, Add Action. Perfetto. Edit, Select Page, mi vado a selezionare la pagina giusta. Perfetto. Qui dico, qui la rinomino, Redirect in Thank You Page. Enable, perfetto, ottimo. E faccio salva. Aspettiamo 2 secondi. Ok, ecco fatto. Abbiamo messo il nostro redirect. Andiamo di nuovo qua. Aggiorniamo la pagina. Questa è la pagina che abbiamo creato all'inizio. Ok, accetto la privacy policy. Voglio ricevere il PDF gratis. Aspetta, ecco qua che mi ha fatto il redirect sulla thank you page. Ora torniamo 2 secondi di fronte alla camera. È palese che WordPress ha necessità che tu smanetti per poterlo usare bene. C'è comunque un pochettino di apprendimento da fare, però quello che ti voglio dire è che, come puoi vedere in questo video tutorial, ho fatto con te di fronte allo schermo in pochi minuti già una struttura base. Quindi io voglio invitarti a non spaventarti di fronte a WordPress e invece a vederne i vantaggi. Il primissimo vantaggio è che non devi pagare un abbonamento mensile per un servizio terzo, ma il secondo vantaggio, che è probabilmente il più grosso, è che tu hai il controllo del tuo sistema, cioè non ti stai affidando a un terzo, sei tu che hai il controllo di tutto. Ora andiamo a vedere di nuovo a schermo, per esempio, una struttura che uso io in WordPress. Ti faccio vedere proprio una struttura vera che utilizzo. A questa struttura ci porto traffico con le ad. Quindi torniamo di fronte allo schermo. Anzi, prima di tornare di fronte allo schermo ti faccio vedere una cosa. Le persone vedono questa specifica ad su Facebook. Te la faccio vedere e poi ti faccio vedere dove porta quest'ad. Quindi metto qui l'ad. Ho corso per 24 ore senza dormire e mi sono fatto pagare per tutte le 24 ore. Ho saltato 7700 burpee over the bar e mi sono fatto pagare 7700 euro. E puoi farlo anche tu. E guarda, l'ho fatto anche Nico. Guarda cosa ha fatto Nico. Sono riuscito a generare in soli 40 giorni oltre 2500 euro. Con un solo progetto, partendo da zero e senza esperienza precedente. Ecco, il concetto è che ti offro gratis un mese dello stesso programma che ha permesso a Nico di ottenere quei risultati, dove insegno le stesse tecniche che ho utilizzato io per monetizzare la mia corsa di 24 ore e i miei bar POTB. Clicca qui, lasciami la tua email, guarda il video e prenota una chiamata con me. In chiamata ti offro il tuo mese completamente gratuito. Sì, per davvero, è gratis. Cliccando su quest'ad vengono portati di fronte a questa pagina. Ti faccio vedere a quale pagina intendo. Ecco, siamo qui di fronte allo schermo. Questa è una pagina che di fatto ho fatto con Elementor e con Contact Form 7. E quindi qui posso mettere un'email per passare alla pagina successiva. Ok, quello che succede ora è che loro vengono reindirizzati a questa pagina dove c'è un video che parte in automatico. Anche questo video l'ho inserito grazie a una funzionalità di Elementor. Circa 5-6 minuti, non ricordo esattamente quando, quello che succede è che qui sotto compare un pulsante per andare a prenotare una chiamata con me. Cliccando su quel pulsante vieni reindirizzato a Calendly. Questa struttura è una struttura molto semplice di pagine che utilizzo io davvero per andare al telefono con le persone. Quindi quello che ti voglio dire in questo video, torniamo un attimino di fronte alla camera e lasciamo stare lo schermo, quello che ti voglio dire in questo video è che
WordPress può essere un tuo alleato. Mm? Può essere un tuo alleato che ti dà controllo su tutto quanto, che ti dà più controllo sul tuo sistema, che non ti fa pagare servizi terzi. Non aver paura di WordPress, trattalo a tutti quanti gli effetti come un alleato. Ora, questo palesemente non era un video a 360 gradi su WordPress, non ti ho spiegato tutto quello che c'era da sapere su WordPress. Se però hai domande di cose specifiche che comunque riguardano WordPress e il marketing, quindi utilizzare WordPress per fare marketing online, per vendere, fammele nei commenti e se trovo il commento pertinente ci faccio un altro video.